serve Portomasa, un soldato torna a casa. Il tema della guerra è attualissimo, in questo caso fa da sfondo alla vicenda appunto del soldato che, ritornando a casa, incontra il diavolo e gli vende l'anima in cambio della felicità. Una scommessa che ovviamente, provenendo dal diavolo, non può che portare ad un esito infelice per il soldato. Però tutta questa vicenda è narrata con uno spirito grottesco da Stravinsky stesso, esplorando con grande sensualità, con grande ironia, tutto il mondo musicale del primo Novecento. E quindi una delle produzioni di Stravinsky più eseguite al mondo, e ci proviamo anche noi nel nostro piccolo con un ensemble di tre musicisti: Marcello Mazzoni al pianoforte, Silvia Mazzon al violino e Mirko Ghirardini al clarinetto. Con le spalle al suo paese se ne andò e non la chiese, se ne andava camminando teatro. È determinante la chiarezza dell'espressione, che però al contempo deve anche suscitare e provocare l'immaginazione di chi ti ascolta. La musica in questo rende un grande servizio. L'attore è più solitario nel suo mestiere con la parola, perché non ha l'ausilio della musica. Io stasera sono a metà strada, perché pur narrando una vicenda di parole, fatta con le parole, ho l'ausilio di un grandissimo trio e della musica di uno degli autori più importanti del Novecento, che è Igor Stravinsky. Eccolo, l'ho trovato, vecchia canaglia, con tutta la sua catena, e continua il soldato Giuseppe a frugare. Roba in carta da conservare, cartucce che non sono servite a sparare, e anche uno specchio vecchio, un frammento che a malapena ci si vede la barba e il mento. Ma il ritratto, la fotografia, sembra che non ci sia il ritratto della vita sua, della sua bella, della sua stella. Fruga a fondo ogni angolino come fosse il suo destino. L'ha ritrovato, eccolo, che cosa! Ma il suo violino. Io ho fatto negli ultimi anni un'esperienza in teatro molto importante con mio fratello Tony. Dire che sono a mio agio in assoluto nel fare teatro è vero fino a un certo punto, perché questo percorso è nato abbastanza di recente per me. Io resto comunque un cantante di musica popolare e ho sempre coltivato un'espressività che si apparenta con il mondo del teatro. Per me la canzone è una piccola messa in scena, e quindi in maniera naturale e conseguente a tutto ciò sono arrivato a un'esperienza come quella della narrazione degli Stuart Soldati Stravinsky. Comunque un fuoriclasse, e lo spettacolo di stasera ha dimostrato che anche quattro soli elementi possono produrre, diciamo, effetti di straordinario livello. L'ho trovato meraviglioso, mi è piaciuto moltissimo, quindi non posso che, ho trovato che questa sia una scelta raffinatissima e bellissima, non posso dire altro, è uno spettacolo molto molto bello. Mi è piaciuto tantissimo, è un uomo che mi è sempre piaciuto tanto, che seguo da un po' di tempo. Per cui, francamente, devo dire, sono estremamente soddisfatto.